Fire Podcast numero 79, 120 giorni in cenacolo continuano. Oggi voglio parlarvi di evangelizzazione, di come può essere praticata nello spirito. Lasciatemi leggere un versetto che possa guidarci nella nostra discussione. Efesini 4:8. Ha sceso in alto, ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito carismi agli uomini. E aggiungo il versetto 12. Ha dato dei doni spirituali, carismi ad ognuno perché possano esercitare un servizio per gli altri. Allora vedete, spesso pensiamo che l'evangelizzazione sia semplicemente parlare di dottrine, di Gesù, di convincere con le parole. Ma con l'uso dei carismi andiamo molto più lontano nella pratica dell'evangelizzazione. I carismi possono rivelarci la volontà di Dio, ci aiutano a portare parole di conforto, amore, specifiche in un contesto che rivelano il mistero di Cristo. Quando esercitiamo i carismi nell'evangelizzazione, ci affidiamo al potere dello Spirito Santo, piuttosto che alle nostre forze umane, a non so quali capacità o competenze. Questo ha un impatto maggiore nel cuore delle persone. I carismi aiutano anche a pregare con fede, una fede che sposta le montagne, molto più forte. Quindi chiediamo lo Spirito Santo su una persona, su una situazione, e vedremo che la nostra evangelizzazione avrà un impatto più efficace. Inoltre, quando preghiamo con il carisma della fede o carisma di discernimento, compassione, eccetera, eccetera, l'evangelizzazione ha un grande privilegio, quello che il servizio diventa qualcosa a nome della Chiesa. Allora permettiamo a Dio, attraverso il carisma, attraverso lo Spirito Santo, di condurre, di guidare la persona. Quindi aspiriamo, riceviamo, esercitiamo i carismi. Chiediamo a Dio di essere nella vita sempre pronti a farlo nell'utilizzo dei carismi. Bene, se non l'avete ancora fatto, vi invito ancora a Lourdes, pellegrinaggio carismatico, dal 28 aprile al 2 maggio. Andate a trovare le informazioni, a iscrivervi sul sito emmaus.com.center e vi potete iscrivere, ci sono ancora posti. Ciao, a domani.